per l'Italia Martina Di Centa. Bravissima Martina, sua la vittoria di questa 10 km Oppa Cup. Martina Di Centa, complimenti innanzitutto, un bel sorriso, mi accennavi, sì, una bella sorpresa quest'oggi, questa vittoria, si riduce da un breve periodo di influenza, quindi non te l'aspettavi, e invece vittoria, complimenti di nuovo. Sì, è stata un po' una sorpresa perché non avendo ancora gareggiato, ho iniziato questo weekend, non sapevo bene come stavo. Però alla fine, dai, facendo le cose bene, cercando di gestire appunto questi malanni, penso di aver fatto tutto al meglio e si è visto, ecco, mi fa tanto piacere. Una vittoria che potrebbe di nuovo catapultarti nel circuito di Coppa del Mondo. Vediamo, sì, adesso aspetto che gli allenatori decidano che cosa fare e che mi comunicano eventualmente che cosa hanno in serbo per me, vediamo. Ti senti comunque pronta in caso di chiamata? Sì, chiaramente gareggiare a quei livelli è quello a cui puntiamo e spero veramente che mi chiamino. Non era facile quest'oggi azzeccare lo sci, siete partite sì sotto una fitta nevicata, però mentre la gara si svolgeva le condizioni sono comunque cambiate. Sì, esatto, praticamente ho fatto il riscaldamento che quasi non nevicava, mi sono cambiata, sono uscita, ha iniziato a nevicare veramente in maniera più importante. Comunque sono partita con la selina, in salita facevo zoccolo e all'ultimo giro ho anche dovuto fermarmi a pulire gli sci, però penso di aver gestito in maniera ottimale il problema e alla fine in piano, però questo non l'ho ritrovato, ecco, e quindi alla fine sono riuscita a fare del mio meglio lo stesso. Beh, assolutamente. Che cosa ti aspetti, Martina, da questa stagione? Questo gruppo di Milano Cortina 2026 nel quale ti trovi molto bene, le prime esperienze anche con Kramer, per una stagione che si è appena cominciata nel migliore dei modi. Ah, niente, cioè mi aspetto che, spero che la condizione migliori anche appunto dal punto di vista fisico, della salute, ecco, di migliorare un po', di stare meglio e poi di arrivare un po' più in forma agli appuntamenti più importanti che ci saranno tra un po' di tempo, ecco, ad esempio i mondiali giovanili e poi tutto quello che c'è a seguire. Vedo molta serenità nei tuoi occhi e anche nelle tue parole. Sì, cerco di fare solo il mio meglio e comunque di vivermi anche tutto quello che c'è intorno e non dare troppo peso magari alle cose negative. Se ci sono cose negative poi ci saranno anche quelle positive e vado in cerca di quelle. Bravissima, giusto approccio. Buona stagione, Martina. Grazie mille, ciao.